Ritrovati nella mia cucina. Come potete vedere, oggi è una giornata un po' così così, però fa caldissimo. Ho appena finito di fare la doccia, quindi troverete i capelli come una strega, però non fa niente. Oggi preparo riso, patate e cozze. Vi faccio vedere come la faccio io, così se volete voi prepararla potete farlo. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti. È molto semplice, non ci vuole un granché, quindi solo buona volontà. Allora, come primo ingrediente, ovviamente ci vogliono le cozze. Io le compro già a frutto netto dal pescivendolo. Questa piccola vaschetta c'era l'acqua di mare, ma l'ho tolta, costa 3 euro da noi a Bari. Dopo l'altro ingrediente è il riso, un po' di pepe, un po' di sale, il formaggio indispensabile e dopo ci vuole l'aglio, pomodori, prezzemolo e le patate. E prepariamo il riso, patate e cozze. Ovviamente io farò una piccola porzione perché noi siamo soltanto in due. Allora, e dimenticavo anche l'olio, lo vado a prendere. E ovviamente quello che avevo dimenticato era l'olio. Adesso mettiamo un pochino di olio sul fondo, un po' di formaggio, qualche fogliolina di prezzemolo. Patate sono sufficienti, cioè voglio dire, saranno sicuramente troppe. Dopo ci faccio le patatine fritte se sono assai. Ricoprire il fondo di patate. Punto ci mettiamo un pomodoro, un po' di pomodoro. Sale, ovviamente un po' di formaggio, altro prezzemolo, un po' di olio. Io faccio ad occhio. Assai.
Mettiamo l'aglio. Mettete pure la quantità che più vi aggrada. Comunque, se non mettete l'aglio, diciamo che non dà di niente. Il pomodoro. Foglietta di prezzemolo. Mettiamo il formaggio. Di patata, ma così giusto qualcuna di fettina, non qualcuna di patata, qualche fettina di patata. Altro po' di olio. Sono andata a riempire l'altro olio. Mettiamo altre cozze. Ovviamente mi sono anche lavata le mani. Mettiamo un altro po' di riso, questa volta lo metto con le mani. Cominciamo a mettere lo strato sopra di patate. L'aglio. Io ne metto così tanto perché a noi piace così, però voi vi potete limitare in un pezzo più piccolo.
prezzemolo di nuovo e come avete visto la parmigiana è fatta, la parmigiana, ma scusate, stavo pensando a un'altra parte, stavo pensando che devo fare anche la parmigiana. Riso, patate e cozze è molto facile. L'acqua deve superare il riso, deve andare un dito sopra al riso. Però prima di mettere l'acqua mettiamo l'olio. Ho messo l'acqua, non so se si vede, penso di sì, e adesso andrà in forno a 200 gradi fino a che l'acqua si sarà tutta assorbita. Io la metto dal rubinetto ovviamente, però penso che si vede. Durante la cottura, se c'è bisogno di altra acqua, si aggiunge. Vi faccio vedere dopo il risultato finale. Ecco, riso, patate e cozze appena uscito dal forno. Bene, se vi è piaciuta questa ricetta e sembra facile, mettete un bel pollice in su. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!